Ciao a tutti, tutte e tutte. Oggi sono qui con due ospiti speciali. Qualcuno di voi già li conosceranno perché se fate parte della beauty community sono molto presenti qui su YouTube. Però per chi non li conoscesse, loro due sono Luca e Omar. Ciao. Come va? Bene, tu? Bene, grazie. Bene, bene, anche io. Allora, io sono un po' emozionata perché comunque è un topic questo qui bello, bello tosto. Oggi faremo una chiacchierata insieme a loro. Per chi non li conoscesse, volete dire voi di che cosa vi occupate o vi presento io? Come vuoi, io creo contenuti di intrattenimento a tema beauty su Instagram, YouTube e TikTok a tempo pieno. E io faccio il parrucchiere. Però ti trucchi anche tu. Però mi trucco anch'io, sì. Ok, noi ci siamo conosciuti tramite i social. Mi ricordo che io avevo visto Omar la prima volta su Instagram, se non erro. Sì, sì. E poi tipo ci siamo scritti. O sì, ti ho scritto esatto. Io, mi sa. Non, adesso forse ti ho scritto io. Allora, ricordo, se vogliamo proprio essere fiscali, la prima volta io ti contattai per chiedere un aiuto per trovare la sua colorazione di fondotinta. Really? Sì, che eravamo in centro, io me lo ricordo. Vero. E poi appena tipo io ti ho mandato la sua foto e ho detto dovevo fare subito un video con lui. Da lì poi si sono messi in contatto loro, esatto, diciamo. Esatto. Ok, loro due sono venuti a fare delle puntate singolarmente di Diversity. Yes. Molti anni fa, ormai secondo me 4-5 anni fa. Sì. Secondo me era il 2017-2018 tipo. Sì. Sì, 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 sì. Singolarmente, insomma, si sono raccontati singolarmente. Però io oggi vorrei che loro si raccontassero insieme, perché loro sono una coppia. Yeah. 7 anni. 7 anni di coppia. 7 anni, sì. Di amore. E visto che siamo a febbraio, quindi parliamo dell'amore. Beh, yes. Come vi siete conosciuti voi? Allora, praticamente l'incontro effettivo fisico è avvenuto in discoteca. E è una serata dove andavamo sempre tutti e due al sabato. Tra l'altro io ero col ragazzo di allora. Ah! Sì. E lui era con i suoi amici, morto. Però ci eravamo già, diciamo, sentiti qualche volta su Facebook. E tu eri fidanzato? Diciamo che non ero fidanzato. Partiamo da quello. E mi stavo frequentando. Ok. Comunque quando lui mi ha salutato, poi siamo stati veramente pochissimo a parlare, perché io sono dovuto tornare indietro con il ragazzo che conoscevo, lui con i suoi amici, e ci siamo sentiti il giorno dopo su Instagram. E niente, questa messaggistica è durata un po'. Poi alla fine abbiamo deciso di uscire, e io tipo 2 uscite dopo ho interrotto subito la frequentazione con l'altro ragazzo per dedicarmi a Omar, diciamo. Ha fatto la scelta, sì. Uomini e donne, perché poi l'altro si è arrabbiato tantissimo, perché cioè io non gli ho detto il perché esatto, però poi ci ha rivisto in questa discoteca tipo il mese dopo, allora inizio a fare storie frecciatine. Ha capito, insomma, il perché. E non sapevo come fare, ok. Vabbè, dai, però almeno sei stato corretto, sì, l'hai lasciato, sì, prima. Sì, subito praticamente. Ma il vostro primo appuntamento ve lo ricordate? Sì, 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 dillo tu, dai. Ah, il nostro primo appuntamento in realtà era quasi, stava quasi per non esserci, perché praticamente mi pare che suo padre non era, sì, stato tanto mio bene. Mio padre non stava benissimo. Mi aveva detto, ah no, forse non riesco a venire, poi alla fine ci siamo riusciti a organizzare, abbiamo fatto un giro in centro. C'era questa cosa che... io avevo postato, forse non mi ricordo se era una storia, un post proprio su Instagram, che ero andato tipo da Cioccolati Italiani, che in quel periodo facevano tipo la cioccolata al cocco, una roba del, sì, genere. Lui va pazzo per il cocco, allora ho detto vabbè, quando usciamo la prima volta andiamo a Cioccolati Italiani a mangiare. Siamo arrivati davanti al posto ed era tipo chiuso, ma proprio no, tipo che non esisteva più. Ma poi ci siamo fatti una camminata infinita, sì, esatto. Cioè immagina la prima volta da soli camminare così tipo però in realtà abbiamo parlecchiato, sì, siamo, sì, arrivati, sì, là chiuso. E poi niente, abbiamo fatto un bel giro in centro, eravamo qua a Milano, l'ho riaccompagnato al treno a casa e sì, perché allora non abitavo a Milano. Sì, tra l'altro lui abitava a Lodi e io abitavo a Varese. E vi siete baciati? No, al terzo appuntamento. Siamo baciati. Com'è, sì, baciarsi? Cioè, io sono etero, quindi io mi bacio senza farmi tanti problemi. Cioè, se voi siete in giro, okay, in un contesto di primo appuntamento, poi c'è l'awkward,
perché comunque non ci si conosce bene. Sì, esatto. E in più però ci sono anche gli occhi della gente, persone, certo, che non percepisce le coppie omosessuali come coppie canoniche. Cioè, voi come l'avete vissuta sta roba? Io, almeno io personalmente, devo dire che non mi sono mai fatto grandissimi problemi ad ascoltare l'opinione altrui. Okay. Questo in generale nella vita, per tutto quello che ho scelto di fare. Chiaro è che per la mia sicurezza, più che altro, mi sono sempre messo in un contesto il più possibile sicuro, e quindi magari se ero, non so, in un posto che non reputavo sicuro per dare un bacio o comunque per espormi o avere delle effusioni, delle tenerezze, evitavo di farlo, quello sicuramente, ma non tanto per un discorso di giudizio, tanto per quanto un discorso di sicurezza in sé. Ok. Io invece è una cosa anche tuttora, in realtà non sono molto a mio agio e non mi sento molto sicuro a avere effusioni esplicite, tipo il bacio in pubblico, perché calcola, io quando ero adolescente ero un po' tipo metallaro, gotico, quindi ero sempre abituato a le critiche delle persone mentre camminavo, magari si facevano le corna per tipo come se portassi sfiga, no? Quindi di base sono sempre stato abituato che dove c'è tanta gente, tante persone giovani, mi aspetto sempre la critica o comunque l'offesa per strada, quindi di base non mi viene spontaneo fare effusione in pubblico. Io sto mettendo un fondo compatto, ho sbagliato. E quello volevo il contouring crema, vabbè. Che ha detto ti amo per la prima volta all'altro? In realtà è stato un po' insieme, nel senso che chiaramente vivendo con i nostri genitori, le prime volte noi andavamo negli alberghi per stare un po' insieme, per avere giusto anche solo la quotidianità di vivere romanticamente il sentimento. E anche perché abitavamo molto un'ora e venti più o meno di distanza. A un'ora e venti di distanza uno dall'altro, quindi come punto di incontro spesso e volentieri avevamo Milano, e visto che rimanevamo a Milano spesso ci fermavamo magari a dormire tutto il weekend qui a Milano per stare insieme, ecco. Ok. È successo in un albergo. Era il momento. E io mi ricordo che tipo non è stato detto ad alta voce, ma sillabato. Eravamo molto vicini, quindi si percepiva quel movimento delle labbra sfiorandoci che si stavo dicendo ti amo. Che bello. Che io tipo gli dicevo, cioè glielo volevo far dire. E lui sapeva che era il momento giusto, che lo stavo per dire, quindi non ci stavamo baciando, ma ce lo siamo detti sfiorandoci le labbra, insomma. Oh. Sì, it was cute. Quindi adesso vivete insieme? Sì, da settembre 2020, esatto. Metà settembre 2020, abbiamo, dopo il Covid, la pandemia, noi abbiamo fatto il lockdown completamente separati. È quello che ci ha dato la spinta per andare a convivere. Ne parlavamo già da tantissimo tempo, però poi dopo aver fatto due mesi separati, così abbiamo detto no, vabbè, è arrivato il momento di... Anche perché avevamo comunque paura che ci richiudessero, e quindi abbiamo detto vabbè, senti, i tempi sono maturi, facciamo questo passo. Com'è la convivenza? Allora, diciamo che all'inizio bisogna sempre trovare il proprio equilibrio, come in tutte le cose, io lo dico sempre. E soprattutto, chiaramente, vedi i difetti o comunque le cose che non ti piacciono dell'altro, le vedi in tutto e per tutto. Io, per dire, sono una persona estremamente disordinata, cioè proprio a livelli molto 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 estremi. Meno male che lo sai. No, ma io lo so, non assolutamente. Se sono solo cose, se sono problemi funzionali, gestionali, diciamo, di casa, ma comunque c'è amore nella coppia e tutto, sono cose che piano piano si superano, e una volta che arrivi a un dunque, poi va tutto tranquillamente. Direi. Sì, la convivenza è la prova del 9. Cioè, perché quando vivi il rapporto a distanza e vi vedete solo in quel giorno, lì si concentra tutta la cosa bella, tutte le cose belle che hai da regalare all'altra persona. La convivenza è la quotidianità, quindi ti interfacci a un altro modo di vivere la coppia, che per quanto mi riguarda è bellissimo. Ovviamente ci sono delle cose che devi affrontare, che non è sempre tutto come vuoi tu, perché sennò vai a vivere da solo. Però ti regala cioè il fatto di sapere di avere una casa che è il tuo posto, la tua bolla di protezione, la tua bolla felice con la persona con cui vuoi passare la tua vita,
è un goal innanzitutto, e comunque c'è una cosa bellissima. Poi è chiaro che ci sono tutte le difficoltà del caso, come diceva lui, comunque sono due caratteri simili ma diversi, però comunque sono cose collaterali, non è quello che tiene insieme la coppia. Sì, non sono determinanti nel, viva Dio, nel dire oddio, non è cosa, ecco. L'amore da solo non basta mai, quindi bravissimo, bisogna saper rispettare quella persona, ma rispettarla sia nella sua persona ma anche nei suoi limiti, ecco. Devi riconoscere quando stai chiedendo troppo o quando stai facendo troppo poco, ecco. Quindi l'amore è sempre, secondo me, una questione di compromessi sotto questo punto di vista. Sì, dove non arrivi tu arrivo io, e esatto, viceversa. Assolutamente. Avete fatto fatica a trovare casa? Perché sapete che ci sono un sacco di pregiudizi. Allora, io da persona nera so che è difficile trovare casa se fai parte di una minoranza. Poi io nel mio essere nera sono anche privilegiata, perché essendo comunque una persona che ha fatto TV, campagne pubblicitarie, eccetera, quando tu vai lì e gli fai vedere che sei in TV, cioè, si rilassano, certo. C'è poco da fare. Certo. Però io ho molti amici che sono neri e fanno dei lavori ordinari che fanno fatica. Io avevo paura di questa, esatto, cosa, sinceramente. Esatto. Avevo paura perché io ho lavorato per un periodo in agenzia immobiliare e la mia non faceva esattamente delle selezioni discriminatorie. Però comunque, sai, c'era sempre un po' la questione che pensavo, boh, ma se magari c'è una c'è una coppia etero cis, sicuramente la danno a loro la casa. Faccio un esempio. Fortunatamente devo dire che noi siamo stati abbastanza fortunati e onestamente anche non troppo schizzinosi, e abbiamo trovato dei professionisti molto giovani, okay, che sinceramente non hanno neanche badato a queste cose. Bene. Però io avevo paura, sinceramente. Ma infatti anch'io, e infatti l'aneddoto è che io mi ricordo che era oddio, settembre, ed eravamo appena tornati dal mare. Io avevo fatto la ricostruzione delle unghie, se non sbaglio, e io il giorno prima l'ho tolta, perché ho detto non si sa mai, sai, magari poi siamo vestiti, ho cercato bene, molto neutri, di vestirmi nel modo più normale, tra virgolette, possibile, di essere il meno appariscente possibile, perché avevo paura di dare un'immagine di me che non piacesse, ok? Che è molto triste, se ci pensi. Chi era dall'altra parte, ecco. Omar, come ti sei appassionato al make-up? Allora, mi sono appassionato al make-up quando ho scoperto che era una cosa che mi poteva aiutare a sentirmi meglio con me stesso, sicuramente, ma soprattutto quando ho smesso di associare il make-up a una cosa prettamente femminile. Nel senso che io sono sempre stato appassionato al settore della bellezza a 360 gradi, quindi capelli, make-up e tutto quello che ci sta intorno. Quando ho capito che il trucco non era una cosa che mi piaceva usare magari sugli altri, ma che avrei potuto tranquillamente usarlo su di me, lì ho detto proviamo. Poi avevo delle imperfezioni, avevo l'acne, quindi ho detto proviamo, vediamo, e da lì è stato un circolo vizioso, un grande amore. Il make up è così, se ti appassioni non esci più, secondo me. E voi vi siete sempre truccati? Cioè allo stesso periodo, oppure? No, io no, in realtà è stato lui che mi ha fatto capire che era ok truccarsi. Io ho sempre avuto la para per le occhiaie, e vedendo che io mi ricordo che lui aveva su fondotinta Tiny Doll di Lancome, diciamo che mi ha fatto sentire a mio agio, cioè mi ha fatto sentire a mio agio di poter spaziare in questo mondo, che poi in realtà la sua presenza ha cambiato completamente la mia vita, perché ora ho un lavoro nel settore beauty che non ne avrei avuto se non avessi avuto un compagno che mi avesse fatto capire che è ok truccarsi. Perché io sono cresciuto in un contesto molto standard, con i suoi limiti, ovviamente. E invece Omar mi ha aperto un sacco, mi ha fatto capire che era tutto ok. Perché comunque anche adesso non voglio fare tutta l'erba un fascio, però nella community LGBTQ+, eccetera, non tutti vedono bene il ragazzo che si trucca. Cioè lo vedono un po' come queer, come weirdo. Esatto, oppure in associazione subito alla drag. Quindi non vogliono proprio saperne. Poi magari io adesso, ovviamente, sono 7 anni che non sono più nell'ambiente, quindi non lo so. Però all'epoca mi ricordo che io, quando iniziai proprio su Instagram, mi prendevano anche in giro quelli della mia compagnia, quindi. Sì, io credo che anche nella comunità LGBT ci sia tantissima mascolinità
maschilinità tossica è una cosa un po' repressa, nel senso che chiaramente ci hanno sempre insegnato, cioè la società da sempre ci insegna quello che è per il concetto di maschile e femminile, no? Sì, sì, sì. E quindi tu lo vai anche a ricercare comunque, no? I gusti sono un'altra cosa, per carità, però magari volere un fidanzato magari molto mascolino, palestrato, no? Il fatto che se hai, non lo so, un corpo che non sia esattamente, che poi è bruttissimo da dire, però conforme agli standard di bellezza, mm-hmm. che io lo trovo, cioè davvero mi fa ribrezzo dire una cosa del genere, però è la verità. Se non sei conforme agli standard di bellezza, quelli che dovrebbero essere quelli maschili o femminili, insomma, mm-hmm. quelli che la società ci impone, è difficile anche se fai parte di una minoranza. Non tutte le persone che vengono discriminate a loro volta sono capaci, sono in grado di non fare provare quello che provano loro stessi a qualcun altro, cioè non è così, non è uno step così semplice, secondo me. Io soffro di disturbi alimentari, quando ero single frequentavo di più l'ambiente, ero tendenzialmente quasi sottopeso e mi ricordo che poi appena ho iniziato a prendere peso, beh, per tutte le questioni del caso, i commenti sono arrivati. Io infatti è motivo per cui penso, non l'ho mai palesato a lui ma penso che lo sappia, che tendenzialmente evito determinati ambienti. Come avete fatto coming out voi? In casa? L'avete fatto, sì, no? Io non l'ho mai fatto. Chi ha voglia di farlo, non c'è mai un momento giusto per farlo. Lo devi fare, vabbè, quando ti senti pronto tu, ma non devi mai aspettare che le persone nella tua vita siano nel momento giusto per accettarlo, cioè tu lo devi fare per te. Io non ho mai voluto farlo perché poi tante persone non la pensano come me, però io credo che non ce ne sia bisogno, cioè nel senso, tu sei mai andata, non so, esatto, da tua mamma e gli hai detto guarda mamma sono etero? No, quindi io non l'ho mai voluto fare, cioè è proprio una questione di principio. Anche perché l'orientamento sessuale non è quello che ti definisce, cioè non è ciao Luca sono omosessuale, sì, sì, sì. Perché lo devo fare? Neanche io ho fatto coming out a casa, ok, ma è proprio una questione mia personale, perché ti devo dire con chi vado? Cioè poi l'hanno capito ovviamente, io e mia mamma abbiamo un dialogo super aperto ora, non ho mai pensato io devo fare l'annuncio, sediamoci a tavola, okay. Perché se io in primis voglio essere un individuo per quello che sono, non devo sottolineare questa cosa che per altri può essere vista come una cosa diversa. Giusto. Non lo è, quindi la tratto come una cosa normale. Cioè io a prescindere non te lo dico, non perché c'è qualcosa di sbagliato, ma perché non ti devo far sapere con chi vado. Quindi i vostri genitori semplicemente lo sanno. Esatto. E come hanno vissuto il fatto che siete andati a convivere? Allora, per dire, mio padre è meridionale e non faccio questa premessa per creare solita distinzione nord e sud, però lui ha avuto un ambiente familiare di un certo tipo con determinati ruoli tanti tanti anni fa, è molto grande, mm-hmm. quindi non ha la predisposizione a un'apertura mentale indotta, cioè o sei lì, gli spieghi, abici, dieci litighi anche per fargli capire che è tutto ok, oppure lasci che la viva a suo modo. Io ho preferito far così perché già devo lottare sempre per quello che sono, non mi va di lottare anche in famiglia. Quindi lui la vive nel suo modo, quindi non gli interessa, diciamo, però mi vuole bene, cioè non è cambiato nulla fra me e lui a livello di rapporto, anzi è migliorato secondo me. E conosce Omar? Sì, 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 certo, sì, 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 sì. Anzi, io sono sempre stato trattato nella maniera più amorevole possibile dai genitori di Luca, assolutamente. Mia mamma invece ne parliamo molto, però ne parliamo tipo, sai, nelle cose di casa, e lui cosa fa, cosa facciamo, cosa si tratta a comprare, cosa avete comprato. E lei una cosa che mi disse, che mi fece quasi piangere, quando abbiamo un po' parlato di tutta la mia adolescenza, lei mi fa, perché se tu non me l'hai detto avevi le tue ragioni, quindi io sostanzialmente ti ho guardato crescere lontana, però ti guardavo sempre. Mi dispiace solo che hai dovuto affrontare una parte del mondo che per voi è brutta da solo. L'unico rammarico che lei ha avuto come mamma è stato quello di, cioè non si è sentita molto protettiva perché io l'ho un po' tenuta a distanza, ecco. E quando vi siete accorti di essere gay? Cioè c'è un momento in cui hai pensato, ok, I don't like women? Per me è sempre stata una cosa lì, latente. Poi chiaramente
è arrivato il periodo dell'adolescenza, mm-hmm, dove inizia ad avere le cottarelle, e io mi sono accorto a un certo punto che cercavo di conformarmi, no, agli altri ragazzini che venivano in classe con me, a scuola con me, però in realtà ero attratto semplicemente dagli uomini, cioè dai ragazzi. Mm-mm-mm. Cioè quando ho capito di essere un po', non so, invaghito di un ragazzo, non c'è più stato nessun dubbio, ecco. Okay. Non c'è più stata nessuna... E vi ricordate il primo ragazzo, cioè tipo sì, sì, la prima crush? Sì, è stata poi la mia prima storia, che è durata qualche anno, ma un po' travagliata, strana. Comunque avrò avuto 16-17 okay, anni, quindi proprio una storia da liceo, ecco. Ok. Io, prima di realizzarlo al 100%, io mi facevano le battute ai compagni. Ah! Quindi partiamo da questo presupposto. Beh, quello anch'io, devo dire la verità. Già mi ricordo al catechismo, che per me era incubo, avevo già tipo i bulletti che mi chiedevano: sei maschio o sei femmina? Ui. Sì, 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 sì. Io avevo paura di andare a catechismo, non l'ho mai detto ovviamente ai miei, però. E succedevano queste cose qua, lì iniziano con la battuta, col bullismo, a farti un po' mettere in discussione, provare a capire la cosa. Poi sono successe determinate cose per cui mi hanno... fatto capire che il mio orientamento sessuale era quello e basta. Cioè io non ho fatto tipo autoanalisi né niente, cioè non ho dovuto neanche accettarlo, perché ho detto: se io non mi voglio bene, chi è che lo può fare? Mm. Cioè se io non mi accetto per quello che sono, come possono farlo gli altri? E poi, come prima, cioè per me è una cosa normale, quindi sono così e basta. E sicuramente una prima cottarella, qualcuno nell'ambiente scolastico, diciamo così. E basta. Avevo dei gusti molto discutibili, allora comunque, vabbè. E quindi il vostro primo bacio è stato con una persona del vostro stesso sesso? Oddio. No. Nessuno dei due? No, ma vuoi morire? La mia fa troppo ridere. Una bambina nera è stato. Wow. All'asilo. Sai quei tunnel di compensato dove ti infili e ti arrampi? Sì. Io l'avevo fatto male per sbaglio e lei mi disse: se mi dai un bacino non lo dica la maestra. Ma... E quindi le ho dato un bacino sulla... Sempre il solito para... Sì. E il tuo? Allora, no, il primo bacio con una mia compagna, forse o delle elementari, fine elementare, inizio media, adesso non riesco a ricordarmi bene. Primo e unico bacio, una ragazza. Domanda per te, Luca. Com'è cambiata per te la visione del mondo da quando stai con Omar? Mi sono reso conto da quando sto con Omar di quanto il razzismo sia assolutamente presente anche nel 2023, purtroppo in Italia, perché da quando sto con lui succedono tantissime piccolezze che mi fanno capire come cambia la situazione amando una persona nera. Tipo, faccio un esempio. È sempre sottile comunque. Molto, cioè, sottile. Nel 2023 è sottile ormai, cioè non è una cosa che tu percepisci loud, non so come dire. Sì, è proprio quella piccola cosa che tipo, essendo noi abituati a viverci a distanza, andavamo spesso in macchina e quando io passavo il casello per andare a Varese si mettevano proprio a piedi con la torcia per guardare chi c'era in macchina, per decidere se far fermare le macchine o no. Ogni volta che ero da solo non mi fermava nessuno. Ogni volta che in macchina c'era lui, puntavano la torcia e vedevano Omar, ci facevano sempre fermare. E addirittura Dieng scende dalla macchina, che cos'ha dietro il baule? Cioè, poi una volta avevamo preso il treno, eravamo scesi in stazione centrale, c'erano dei poliziotti, credo, sapete quei controllori che stanno un po' in giro? Come siamo passati noi con Omar, si sono subito attivati per chiederci i biglietti, quando eravamo addirittura scesi, cioè stavamo andando a casa. Allora vabbè, gli abbiamo dato i biglietti, siamo fermati un attimo a vedere poi cosa andavano a fare, se andavano a controllare gli altri. Non sono andati al bar sempre. Cioè è una cosa che ormai è diventata una mia abitudine, quando mi chiedono il biglietto così, io guardo sempre dopo di me se lo chiedono a qualcun altro cosa fanno, e l'80% delle volte non lo chiedono. Infatti andarono al bar. Quindi l'hanno chiesto solo a voi? Sì, sì. Appena noi ci siamo messi insieme, sai, magari che ci sono quei ragazzi che ti scrivono che tu non consideri, però comunque guardano quello che fai, eccetera. Mi ricordo che c'era questo ragazzo tipo palesemente straricco, con la puzza sotto il naso, che mi stava antipatico a pelle. Infatti quando io tipo ho messo la prima storia romantica con lui, mi ha tipo scritto: è forte questa cosa, eh? Ah, quindi hai preferito lo schiavo. È stata la prima cosa che è successa appena io mi sono messo con lui. Proprio, ma tipo neanche una settimana dopo. Io ho messo questa storia e bam, mi ha risposto questa cosa. Macroaggressioni. Ne hai mai ricevute tu, Omar? Cioè, ti hanno mai preso parole con la N-word o... Sì, sì.
con lui, vicino a no, lui? No, con lui no, mai. No. No, con lui mai. Da solo, sì, da solo, sì. E quindi diciamo quando tu torni a casa, cioè se tu ricevi una macroaggressione e torni no, a casa... No, con lui, cioè proprio da quando sto con lui è una cosa che non mi è mai più capitata. O magari non ci ho mai fatto caso. Cioè, può essere anche... Io tante volte, raga, quando cammino per strada sono così, cioè non è che sto a ascoltare gli altri. Però ecco, cose proprio... forti, non me ne sono mai più capitate. Le ultime che mi sono capitate sono state medie, superiori. Gli anni delle scuole, secondo me, per le persone... Ma perché non capiscono niente, non hanno figli. Che sono considerate diverse, che anche questa è una parola che non mi piace, però che sono considerate diverse, sono sempre un po' traumatici. Cioè io le scuole non le ricordo proprio con estremo piacere, ecco, se devo dire la verità. Prima, allora, avete detto che non fate fusioni. In pubblico, per scelta, perché non siete così o perché non vi sentite tutelati dallo Stato? Secondo voi lo Stato vi tutela? Allora, io di base non lo sono, ok? Non sono uno che fa troppe fusioni, però ho paura. È anche una cosa che mi disse mia mamma quando parlammo in quel modo, è proprio io ho paura a saperti da fuori. Io quando esci ho paura a sapere cosa succede, se torni, se non torni. Poi magari vabbè, le mamme amplificano, però io obiettivamente ho paura. Cioè infatti lui spesso mi dà la mano quando io ho la mano in tasca. Quindi la mano in tasca, oppure ci teniamo a braccetto che siamo talmente attaccati che... Vabbè, non sembra neanche, però tipo quello è il massimo che facciamo in giro. Ma io sì sono predisposto a farlo. Non lo faccio, come dicevo prima, cioè se mi sento in un ambiente che mi permette di farlo, lo faccio. Però per esempio? È raro. Per esempio quando siamo andati a New York, io non ho avuto il minimo problema. Magari ci avranno mille problemi. Vabbè, ovvio, sì. Cioè abbiamo vissuto da turisti, ok. Ma sotto quel punto di vista io mi sono sentito super... Sereno. Sereno, amo, esatto. Sì, è così. Esatto. Ero sereno, riuscivo a fare tutto quello che volevo, ecco. Vi sentite rappresentati voi dal mondo del make-up? Quando aprite, per dire, Instagram... Tanto seguirete delle pagine beauty. Di base le feed è prevalentemente light skin e femminile. Cioè, che cosa provate voi a vedere quando scrollate questa roba qua? Fastidio. Per me sono due le discriminazioni. Alla fine non mi sento rappresentato in quanto nero, non mi sento rappresentato in quanto gay o comunque uomo che si... cioè io lascerei da parte l'orientamento sessuale col make-up. Anche qui è un discorso un po' diverso, cioè non è detto che un uomo in full face debba essere per forza omosessuale. Guardiamo, non so, per fare un esempio molto mainstream, Damiano De Maneskin. Negli ultimi anni facciamo qualche passettino avanti, però vedo che comunque quello che mi dispiace tanto è che io vedo che non è un passo avanti che è stato fatto perché ci siamo evoluti. Ma poi posso dire che secondo me nell'ultimo periodo non è che siamo, cioè che la situazione sta migliorando, no, cioè, io secondo me sta tornando, stiamo tornando indietro, è vero. Ti dico una cosa che è mia personale. Io certe volte, ovviamente il prodotto mi deve piacere, bla bla bla, però accetto certi tipi di lavori per portare la quota maschile. Cioè adesso ho un lavoro con un brand che non ha mai maschi sul feed e ho accettato di fare questo lavoro principalmente perché la mia presenza è una quota, ok? Finalmente c'è un maschio che ha anche la barba. Io noto che secondo me è andata cioè sta peggiorando la cosa. Sì, perché come io questo volevo dire, ecco, proprio, scusami, che secondo me all'inizio questo piccolo passo che si è provato a fare, ma sia per quanto riguarda dark skin che per quanto riguarda uomini, gender, sì, è stato fatto perché c'era qualcuno che parlava e che chiedeva, ok? E quindi per dire ok, basta, va bene, lo facciamo. Sì, sì, damage control. È stato un contentino. Sì, uno dice ok, basta, abbiamo fatto. Infatti adesso il contentino è passato. Le 40 shade di fondotinta le abbiamo fatte. Siamo un brand inclusivo. Siamo un brand che ti rappresenta perché ti abbiamo messo la foto del maschio in una campagna 4 anni fa. E quindi adesso basta, va bene così. E invece cosa pensate del mese di giugno, che è super controverso? Dei brand che diventano arcobaleno, che fanno, allora, le collezioni beauty. Quello che penso io è che ovviamente tu dovresti supportare queste tematiche 365 giorni l'anno a 360 gradi. Nel mio mondo dove tutto è giusto. Ovviamente è una cosa di marketing, perché penso che lo sappiano tutti, ormai nessuno è nato ieri, no? D'altro canto dico, almeno qualcosa si fa. Certo, sì. 365
45 giorni l'anno, cioè. L'anno, un brand che cosa dovrebbe fare? Sicuramente come esposizione social includere maschi, femmine, cis, non cis, transgender, non binari, anche persone avanti con l'età. Perché io faccio proprio tutto un discorso globale, non penso solo al mio. Poi sicuramente altra cosa che mi tocca in primis, pagare quando si richiedono dei contenuti il maschio quanto merita, non meno della ragazza. Perché questa è una cosa che c'è, cioè, io in quei casi devo fare quello step in più per giustificare perché io sto chiedendo quel prezzo. Voi quando entrate nei negozi beauty e chiedete makeup, cioè il retailer come si comporta con voi? Ti parlo di oggi o di qualche anno fa? Te, Luca, se hai notato una differenza rispetto magari a oggi che sei un content creator con un following, con un potere di influenza? Io l'ho notato questo cambiamento, sono molto più disponibili, non sono indisponenti. Io ricordo che quando entravo mi dicevano no, questo non c'è, no, questo non esiste, no, questo... E io litigavo con i retailer, io litigavo. Mi ricordo che una volta cercavo una cipria per una mia amica molto più scura di me e io avevo visto nello store online che c'era il prodotto e lei mi diceva che non esisteva. Sì, succede tantissime volte. Io uguale a te, nel senso, io mi ricordo quando entravo, adesso senza fare i nomi in generale, comunque negli shop beauty, quando entravo avevo sempre la persona dietro che controllava. Io mi ricordo una volta che io proprio mi misi a fare dei commenti ad alta voce su questo atteggiamento perché ero molto infastidito. Io tipo toccavo le cose, me ne andavo e la signora andava a controllare se fosse tutto ok. Oppure classica frase: ah, sto cercando un fondotinta, ma per una tua amica? Che io no, odio, per me. Te lo giuro, c'è una audacity. Ora chiaramente no, sono molto 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 carini, non vorrei che fosse fatto solo ed esclusivamente perché c'è l'associazione alla pagina Instagram, cioè mi piacerebbe che il customer service fosse così per tutti, ma anche in generale. Io ho avuto proprio di recente un'esperienza con uno shop dove mi mancavano dei prodotti nell'ordine, ho fatto la mail da cliente e non ho avuto risposta. Sai che anche a me è successo. Ho mandato un DM Instagram e 3 minuti dopo era partito l'ordine. Cioè dovrebbe essere così per tutti. Anche non è per fare retorica, però oggettivamente dovrebbe essere così. Ma anche lato nostro, no? Magari consigliamo una cosa, quel servizio non è efficiente per le persone che comprano dopo aver visto da noi. Certo. Cioè dovrebbe essere performante per tutti. Sì. Il servizio, insomma. Io appunto, a me capitava spessissimo, è un regalo, sì. Ah, per la tua fidanzata. Io tipo, il mio fidanzato. Però ok, a me non lo chiedono questa cosa. Capito? È vero, a me non la chiedono. Cioè, allora non mi interessa se tu stai facendo un regalo a una tua amica. Io provo a vedere entrambi i lati, no? Magari lo fanno per capire che colore ti devono portare. Vogliamo provare a essere un po'. Ma io buoni, voglio prendere questo, so, di questo colore, già lo so. Un uomo etero, cis, che entra in uno shop, dice: devo fare un regalo a una mia amica. Sì, sì, cioè, sì, cioè, devo fare un regalo alla mia ragazza. Che cosa mi consigli? Io penso anche alla mascolinità tossica. Ah, tu, beh, pensa, cioè, per un uomo entrare in uno store, lo fa il disclaimer, lo fa. Perché nella mentalità maschile, cis, etero, c'è. Cioè, subito quella cosa, oddio, non posso fare. Cioè, se io vado lì dentro, allora poi pensano che non sono etero. Quindi loro te lo dicono subito. Se un ragazzo entra e chiede e guarda, non capisco la domanda. Sì, di base ovvio. Cioè, per me non è una domanda in generale da fare. In più, io ti dico che da consumer a me non lo chiedono. Ma no, ma a noi è palese che lo chiedono, perché secondo loro il maschio non deve prendere il make-up, è chiaro. No, vabbè, sì, assolutamente. C'è qualcosa che vorresti dire al piccolo Omar e al piccolo Luca? Allora, piccolo Omar, io direi che tutto ha un senso. Cioè, se le cose succedono, succedono perché devono succedere. Quindi di non preoccuparti troppo su quello che stai vivendo adesso, in questo momento, perché poi passa, si evolve, si trasforma. I fiori nascono anche nel cemento, oserei dire. Quindi fidati più di te che degli altri, ecco, semplicemente questo. Perché avevo sempre questa cosa che mi fidavo ciecamente di tutti e poi ci rimanevo sempre male. Allora, di base gli direi che comunque capiteranno purtroppo delle cose brutte, però comunque
la tenacia che dimostrerai ti permetterà di essere la persona che vorrai essere, che avrai un carattere molto 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 resistente, molto forte, anche quando capitano momenti in cui ti senti sbagliato, fuori posto, senza uno scopo, senza una meta, oppure quando pensi che la tua massima aspettativa di vita sia portare a casa X euro per poter pagare l'affitto. Sappi che rischiare va fatto, forse avresti dovuto farlo prima, probabilmente, però probabilmente le cose capitano quando il tempo è maturo, di fidarti del tuo istinto, hai tante cose da dare e non aver paura di darle, ma soprattutto troverai il tuo posto. Ultima domanda, invece, che cosa vi sentite di dire a dei piccoli Omar e piccoli Luca che vi stanno guardando? Mi sento di dire che le persone probabilmente diranno sempre come devi essere, cosa devi essere, cosa devi fare, come ti devi sentire, come ti devi comportare. Io quello che vorrei per le persone che hanno un tipo di vissuto come il nostro è di essere coraggiose senza esporsi a pericoli, di non rinunciare alle cose che fanno stare bene, che ci fanno sentire noi stessi, perché tanto comunque la gente avrà sempre da dire, non andremo mai bene a nessuno, le uniche persone a cui dobbiamo andare bene siamo noi stessi. E perché c'è poco tempo su questa terra, poco, e non bisogna sprecarlo per fittare in quello che la società e le persone ci dicono che dobbiamo essere. È vero. Io quello che mi sento di dire più di tutto è una cosa che ho imparato tanto da solo: il modo migliore di tutelarsi nella vita è di conoscere bene il proprio valore. Se tu sei in grado di definire chi sei e soprattutto quanto vali, non hai bisogno dell'approvazione degli altri e di sapere e di sentirti dire da qualcuno che vali, e soprattutto riesci a non fare pesare così tanto le parole spesso negative che le altre persone ti danno, perché sai quanto vali e quella deve essere la tua forza, quella vocina che tu hai dentro che non ce la fai, che non vai bene, che non sei abbastanza, che sei troppo, non sei tu. È qualcuno che te la sta mettendo dentro, che te l'ha messa dentro, ma appena tu riconoscerai il tuo vero valore, non la sentirai più. Omar, dimmi perché ami Luca. Perché mi ha cambiato la vita, perché mi ha saputo capire e ha saputo aiutarmi a crescere senza cambiare quello che ero. È stata la prima persona nella mia vita che ho incontrato che ha saputo ascoltarmi anziché giudicarmi. Tutto quello che fa vedo che lo fa per lui, ma lo fa anche per me, di conseguenza mi sento e ho voglia sempre di fare lo stesso per lui, perché mi rispetta sempre e perché ormai io non vedo me senza di lui. E Luca? Com'era la domanda? Allora, innanzitutto io amo Omar per quello che è, perché penso che sia la persona più pura, genuina e altruista e disinteressata che io abbia mai incontrato nella mia vita. E poi lo amo perché mi ha fatto capire, cioè mi ha fatto sentire capito, ama, cioè Omar raga, cioè mi ama in una maniera incondizionata che io neanche pensavo potesse esistere questa tipologia di sentimento al mondo. Cioè mi ha amato in ogni forma, in ogni mia forma, in ogni mio colore, in ogni mio modo, quando sono cattivo anche con lui, quando sono triste per me, cioè mi ama sempre. Mi ha reso, mi ha dato la vita che ho ora, cioè mi ha fatto capire che persona sarei potuto essere e mi ha fatto capire, mi ha permesso di raggiungere la vita che volevo, mi ha fatto sentire libero senza farmi volare, cioè stando fra quattro mura mi ha fatto sentire capito di tutto quello che non ho avuto nella mia vita di base, quindi oltre a tutti i pregi insomma, però principalmente questo. Bene, allora ragazzi, io vi auguro che il vostro amore possa durare. Grazie. Che si rafforzi sempre di più, che possa essere di ispirazione, e spero che questo video possa far capire a tutti che l'amore è amore. L'amore non è etero, l'amore non è omosessuale, l'amore è amore. A me piacerebbe tanto che voi potervi baciare in pubblico senza paura, e mi dispiace, so quello che provate, perché io ho amici che non si sentono sicuri oggi, che non si sentono tutelati,
Quindi grazie per essere chi siete, per non avere paura anche di esporvi davanti alle telecamere, perché non tutti oggi si sentono sicuri a fare quello che fate voi. Lo capisco. Quindi davvero, veramente grazie per essere, per rappresentare tutto ciò che l'Italia oggi fa ancora fatica ad accettare. E quando parlo di questa cosa qui mi riferisco ai media, che spesso vi ridicolizza, che sminuisce le vostre storie. Che non le racconta soprattutto. Esatto, quindi mi auguro che questa cosa possa cambiare. Cioè io vorrei arrivare a 70 anni, 80 anni e boh, che ne so, magari non so se vi avrò nella mia vita in futuro, però io mi auguro che voi possiate vivere una vita come quella che vivo io oggi. Grazie, grazie. Niente. Grazie, grazie davvero. E niente ragazzi, io vi mando un bacio grande, vi lascio i contatti di Luca e Omar qui nel box in descrizione e niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao ciao.